Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Ci sono voluti più giorni per testare a fondo questo nuovo Galaxy S8 Plus. Fortunatamente avevo tutto il tempo che mi serviva, soprattutto per rodare a fondo la batteria, anche se qualcuno dice che non serve a nulla. Beh ragazzi, le cose da dire sono veramente tante, quindi mettetevi comodi e andiamo a scoprirlo insieme. Pensavo che ormai non ci fosse più nulla da inventarsi, beh mi sbagliavo, Samsung ha lasciato a bocca aperta praticamente tutti. Lo smartphone è un mix tra presente e futuro, senza esagerare, portando al mondo un design ricercato, materiale premium e tantissima tecnologia, forse troppa. Appena aperta la confezione e cominciato ad usarlo, ho percepito immediatamente la differenza rispetto a tutti gli smartphone usati fino ad oggi. È stretto ed allungato, è ottimo alla presa, ma inizialmente bisogna farci un po' l'abitudine. Nonostante gli sforzi, le misure non sono adatte a tutti e in tasca si fa sentire. Buona invece la presa, è scivoloso ma non troppo. Vetro sia sul fronte che sul retro, delle leggere curvature rendono il profilo sottile, nel mio caso è completamente nero e il risultato è fantastico, simmetrico, privo di scalini, bellissimo. L'Infinity Display, questa è la prima novità, è un pannello da 6,2 pollici con un rapporto di forma molto particolare e un Super AMOLED dalle caratteristiche impressionanti, un passo avanti rispetto a S7 Edge. Il rapporto dimensionale è la prima cosa che salta all'occhio, nel guardare un video in modo così immersivo non si può che restare affascinati. Alcune applicazioni per sfruttare questa particolare dimensione vengono ridimensionate grazie ad un tasto apposito del menu. La riproduzione di colori è ottima, con dei neri fantastici e bianchi brillanti, è luminosissimo sotto la luce diretta del sole, ottimo il trattamento anti-impronta e il software permette di tarare i colori oppure applicare un filtro per non affaticare gli occhi. A differenza di Galaxy S7 Edge, S8 Plus è leggermente più spesso e ha delle curvature meno accentuate nel display. Questo ne permettono sicuramente una più facile impugnatura, soprattutto quando lo prendiamo su un tavolino, ma durante l'arco della giornata non andremo più a premere involontariamente parte del display. Nella parte bassa perdiamo il tasto fisico per dare spazio a un nuovissimo sensore di pressione che funziona piuttosto bene, sempre visibile, accompagnato dall'ottimo Always On Display e abbiamo anche un LED RGB, mentre i tasti Android, sempre retroilluminati, possono essere invertiti. Grazie al menu possiamo decidere 5 step di pressioni per regolare a piacimento il tasto che ci permetterà di sbloccare il device passando direttamente alla home. Purtroppo Samsung non è riuscita ad implementare uno sblocco con l'impronta posto sotto al vetro, come ci si aspettava. Ecco che allora ha aggiunto ben 3 diverse modalità di sblocco. Un sensore biometrico posto dietro è irraggiungibile in quasi tutti i casi e molte volte rischierete di sporcare la fotocamera. Una bella volta che Samsung riesce a mettere un sensore che funziona perfettamente, mi sbaglia la posizione. Il secondo sblocco può avvenire grazie al riconoscimento facciale. Velocissimo, ma dobbiamo sempre portare lo smartphone vicino al viso. Funziona bene con tanta luce, ma non al buio. È meno sicuro rispetto all'impronta e purtroppo permette la registrazione di un solo volto. Così, se avete gli occhiali da sole, non vi riconoscerà e dovrete usare il PIN o l'impronta. Ma non c'è due senza tre, infatti abbiamo anche lo sblocco con l'iride. È precisissimo e veloce, funziona anche piuttosto bene, ma ci deve essere parecchia luce, invece al buio è un po' più complicato. Con gli occhiali da sole non funziona. Dopo circa una settimana di utilizzo, devo essere sincero, queste tre modalità di sblocco mi hanno convinto e non. Diciamo che preferisco sempre il tasto posto nella parte frontale. Loro funzionano bene, ma bisogna sempre scendere a compromessi. O bisogna portarsi lo smartphone davanti al viso, o non dobbiamo avere gli occhiali da sole, o comunque deve esserci abbastanza luce. Quindi sì, funzionano tutti e tre, ma resta sempre la miglior soluzione un tasto posto qui nella parte frontale, oppure posteriore, ma con una posizione facile da raggiungere. Nella parte superiore del display troviamo una valanga di sensori, oltre alla fotocamera da 8 megapixel con apertura f1.7 completa di autofocus per selfie bellissimi, soprattutto con tanta luce.
La fotocamera principale quest'anno è a filo della scocca, non mancano flash LED e sensore per il battito cardiaco. A numeri sembra la stessa di quella di S7, ma in realtà non è così. I miglioramenti sono parecchi, foto più luminose e meno gialle, con colori corretti rispetto al passato. L'interfaccia fotografica è intuitiva e abbiamo uno swipe che permette di passare fra le varie modalità di scatto. Abbiamo una sezione Pro ricca di impostazioni, oltre a tantissimi effetti per scattare foto divertenti. La velocità di fuoco dello scatto è veramente al top e considerando che il firmware montato all'interno del device non è ancora quello definitivo e quindi abbiamo un margine di miglioramento, la parte fotografica è sicuramente stata promossa. Ma per valutare proprio la parte fotografica, in quanto io non sono fotografo e non lo faccio per lavoro, ho messo tutte le mie fotografie all'interno del forum di HDBlog, le ho linkate anche nel mio Telegram che troverete qui sotto e ho fatto vedere queste foto a chi di fotografie se ne intende davvero, come il mio amico Alfonso e un altro mio amico fotografo. Ecco, ho messo a confronto questo device con tanti altri, troverete tutte le foto all'interno del Telegram, così potete rendervi conto, anche voi, della qualità fotografica di questo dispositivo. Il processore usato in questa versione è il nuovissimo Exynos 8895, è un octa-core con una frequenza 2,4 GHz, affiancato da 4 GB di RAM, una Mali G71 e possibilità di espandere 64 GB di memoria interna. Velocità e prestazioni quasi alla perfezione, sia il browser di serie che Chrome si muovono al massimo della fluidità. Inutile dire che con un display così è un'esperienza al top. L'apertura delle applicazioni è istantanea, anche quelle più pesanti, con una gestione della RAM non ancora ottimizzata al massimo, mentre il Racing 3 è sempre fluido e veloce. Samsung Experience 8.1, basata su Android 7.0 e la nuova interfaccia montata su S8, completa e ricchissima di impostazioni. Tutto si muove con una certa fluidità e scorrevolezza, non siamo ancora a livelli di altri top ma finalmente i lag sono quasi a zero. Il drawer per le applicazioni può essere scelto in base a quelle che sono le nostre abitudini, abbiamo il classico tasto oppure possiamo farlo comparire facendo uno swipe o in alternativa avremo tutte le applicazioni a schermo. Non manca la possibilità di modificare la griglia della home oppure personalizzare icone e colori grazie ai tantissimi temi disponibili. La tendina delle notifiche è la solita e non si può abbassare con uno swipe, ma usando il sensore biometrico che, come già detto, si trova in una posizione troppo scomoda. Quindi la lettura di tutte le nostre app, delle nostre notifiche, visto la lunghezza del display, è difficile da eseguire con una sola mano. Come sempre poi Samsung ci permette di avere un multischermo molto molto valido, ridimensionare delle pagine a nostro piacimento e bloccare in alto una porzione di schermo che ci interessa. L'uso con una mano è possibile poi grazie al triplo tap sul tasto home. Ovviamente essendo Edge, S8 mantiene l'uso dei pannelli, con possibilità di usare alcune funzioni carine, come estrarre del testo, i nostri appunti e screen sempre pronti, le applicazioni preferite e tanti altri presenti sullo store di Samsung. Ci sarebbe molto altro da dire sul software davvero completissimo di Samsung, ma quello che dovrebbe fare proprio la differenza quest'anno è Bixby. Dico dovrebbe in quanto ancora non completamente funzionante, ma dovrebbe essere una vera alternativa a quello che abbiamo già visto fino ad oggi. Grazie al tasto dedicato entreremo in un'area dove vengono racchiuse informazioni come meteo, promemoria, numeri frequenti e notizie. Sono tre i modi per interagire con questo nuovo sistema, parlando, scrivendo o grazie ad una foto possiamo decidere se vedere oggetti simili in rete o effettuarne un acquisto. Finalmente anche la parte telefonica non è più un problema, ha un'ottima ricezione, mi ha permesso di telefonare un po' ovunque, ottimo riaggancio del segnale quando completamente perso e anche il mantenimento nelle zone critiche. Buonissima la qualità in capsula, praticamente uno smartphone da riferimento e anche dall'altra parte ci sentono benissimo grazie ai microfoni integrati. Validissimo anche l'unico speaker posto qui sotto, purtroppo non è stereo, ma ha un ottimo volume, ci permette tranquillamente di ascoltare la nostra musica, i nostri video, ma soprattutto quando lo utilizzeremo in auto come navigatore o per effettuare una conversazione, è davvero molto molto potente. Settim prepagato, buonasera. Film, serie TV, cartoni senza consumare giga sul tuo smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, premi 0, altrimenti resta in linea per il tuo credito residuo. I sensori ci sono tutti, partendo dal Bluetooth 5.0, che garantisce un'ottima qualità rispetto alla versione precedente, si avvicina al cablato. Il test è stato eseguito con le cuffie in dotazione HG, usando l'attacco jack 3.5, bellissime, comode, con un'ottima qualità. Il wifi è potente, con tutte le bande, ovviamente, il GPS che sfrutta i satelliti Galileo, oltre all'NFC e il protocollo OTG. Purtroppo manca solo la radio FM.
La batteria montata all'interno del device è da 3500 mAh, ci vogliono circa 1 ora e 50 minuti grazie alla ricarica rapida per portarla dallo 0 al 100%. Grazie al software possiamo anche decidere di togliere la ricarica rapida per preservare la durevolezza della batteria. I vari test batteria sono stati eseguiti tutti con i display a risoluzione massima, ma ovviamente senza toccare anche quelli che sono i risparmi energetici. Rispetto alle prime ricariche sono passato da circa 4 ore di schermo acceso su un utilizzo misto di 14 ore totale, arrivando a circa 6 ore 5 ore 45 minuti con sempre 16 ore totale di utilizzo e tutte le mie solite applicazioni di test attive. Quindi ragazzi, rispetto all'inizio la batteria è cambiata tantissimo, giusto per dire che i cicli di ricarica non servono a nulla. Andiamolo a raccontare a qualcun altro. Vi ricordo che poi S8 nella versione Plus e normale ha ovviamente la ricarica wireless ed è certificato IP68. Arrivando alle conclusioni ragazzi, come avete ben capito questo Galaxy S8 Plus mi ha convinto quasi al 100%, sono poche le perplessità, le criticità che ho riscontrato su questo dispositivo, innanzitutto i vari sblocchi non perfettamente funzionanti, ma è vero anche che manca un aggiornamento definitivo e magari ci saranno veramente ottime soluzioni che andranno a migliorare questo punto, poi Bixby che purtroppo non è completo al 100%, o meglio, per ora è solo un aggregatore di quelle che sono informazioni ferme lì su una pagina, ci sarà da capire poi effettivamente l'interazione totale e complessiva quale sarà. Aspettiamo il prossimo aggiornamento definitivo, magari faremo un focus proprio su quelli che saranno i miglioramenti su questo dispositivo e vi ricordo ragazzi, sapete non ve lo chiedo mai, di mettere un bel like se questa recensione vi è piaciuta, di iscrivervi al canale e vi ricordo che qui sotto troverete vari link, uno dove ci sono tutte le foto di questo dispositivo così potete vedervele con calma sul vostro computer. Noi ci vediamo ovviamente fra qualche giorno per una prossima recensione. Ciao a tutti! Grazie.